L'acqua non nasce chiusa in una bottiglia, è qualcosa di naturale. Sgorga da un sasso e sparisce nel terreno. Scorre dovunque, sale su e poi ci piove addosso. Non sta mai ferma l'acqua, si muove. L'acqua è viva. Gli uomini una volta ci parlavano con l'acqua e a volte la chiamavano. Picche e pala sono nell'immaginario del Novecento il simbolo del lavoro duro, ma anche gli strumenti dell'epica del progresso. Lavoro di scavo e di rimozione della terra per costruire trincee, strade o fossi, dove far correre soldati, macchine e moto, o tubi per il trasporto dell'acqua, dalla sorgente al rubinetto di casa. Picche e pala è l'epopea del riscatto contadino dopo le due grandi guerre. Quanto tempo dovette passare prima che comparisse nei paesi la fontana pubblica, a por fine al via vai delle donne verso i pozzi e delle bestie verso il fiume, coi pericoli del colera e del tifo in agguato? E quanto altro tempo ancora perché si passasse dalla fontana all'acquedotto e da lì ai tubi, prima di rame, poi di ferro, infine di polietilene, per fluire nei rubinetti e negli scarichi di casa? A seguito di un'assemblea autogestita coi presidenti degli acquedotti rurali, abbiamo deciso di produrre, come Comitato Selvatico, un video in cui alcuni di loro ci parlassero della propria esperienza, dell'acqua che si usa ma non si vende, dell'acqua che ha più sapore proprio perché non ha prezzo, dell'acqua pubblica proprio perché è autogestita, della fontana nera, della fonte buona, della fonte nella convinzione che, come scrive Tommaso Dotti nella sua tesi di laurea Acquedotti rurali e contributo della popolazione locale dell'Appennino reggiano, l'acqua racconti il rapporto tra i cittadini e chi li governa, tra la terra e la sua gente, diventando così la cartina di tornasole dello Stato della democrazia. Prima di guerra avevamo diversi acquedotti, ogni borgatina praticamente aveva un acquedotto a sé stante. Poi dopo la guerra, nel 1956, fu fatto un progetto finanziato a quei tempi dalla bonifica Tresina Rosecchia, e fecero i lavori con un grosso acquedotto che parte dalla Fontana Nera, si chiama così, Fontana Nera è il nome della sorgente, e fu portata a valle e serviva Case Cattalini, Ronfrapano, Case Nuove, Civago Centro, Casica di Paroli, il ponte, praticamente più di metà paese. Restava fuori invece la Romita, che ha un acquedotto anche attualmente a sé stante perché è oltre il Dolo, quindi si serve di sorgenti del Gioarello, e la zona di Case Gianmarco e Case più avanti, che sono servite da un altro acquedotto perché sono molto spostate rispetto all'asse dell'acquedotto, diciamo, principale. Da allora noi ce lo siamo sempre gestiti in economia. Il paese ha sempre avuto una commissione costituita da 4-5 individui, uno per casolare, per vedere i lavori di manutenzione e per vedere un po' tutto quello che era, diciamo, la sistemazione e la tenuta di questo acquedotto. E l'ultimo invece l'abbiamo finanziato con mezzi nostri, che l'abbiamo fatto 2 anni fa, abbiamo potenziato prendendo un'ulteriore sorgente dei margini, del posto dei margini, perché eravamo carenti di acqua. Attualmente, anche adesso, nonostante la grande crisi, abbiamo abbondanza d'acqua. Siamo contenti perché paghiamo delle tariffe abbastanza modeste, direi. A tariffa normale, diciamo, adesso una famiglia di residente fissa pagherà di acqua 40 euro annui.
paghiamo più di scarico e depurazione di quanto paghiamo di consumo acqua. Non abbiamo i contatori, sì, abbiamo il depuratore e è lì che l'ENIA ci fa pagare il fio. E quelli aumentano tutti gli anni vanno su. D'altra parte non c'è niente da fare, siamo legati lì, chi scarica e ha le fognature deve pagare questo. Non ci pensiamo minimamente ad andare per altre strade, a cercare altri. Sì, meglio restare a casa propria. Le tratte in tubatura in ferro, che erano quelle che ci creavano più problemi, perché non avendo i giunti di elettrici ci causava con delle scariche elettriche, ogni tanto si poravano e ci mettevano in difficoltà. Allora abbiamo sostituito pian piano con buona parte di tubature in polietilene, che è una soluzione migliore, preferibile. Hai dovuto tagliare l'acqua qualcuno? C'è stata una volta, ci fu una mezza causa, una mezza con un signore, un forestiero, che non voleva pagare la quota e poi niente, finì perché lui vendette la casa, vendette tutto e da allora non abbiamo mai più avuto problemi né con forestieri né con paesani. Ecco, l'unica grande che abbiamo avuto con lo stacchinotto è stata con l'Enel. Gli anni 80-90. Abbiamo chiesto di fare questo potenziamento, di prendere una sorgente e l'Enel ci fece opposizione perché voleva che pagassimo la mancata produzione di energia elettrica, costo prelievo di acqua per l'uso di famiglie. E dovemmo andare in regione e riuscimmo tramite appunto la regione a spuntarla, non abbiamo poi mai pagato niente. Altrimenti ci aveva chiesto, mi pare, se ricordo bene, per i tempi 6 milioni all'anno di mancata produzione di energia elettrica. Insomma, ha rotto abbastanza. Allora, siamo a Romiti Giancarlo, presidente dell'Acquedotto. Ex presidente dell'Acquedotto. Ex. Nuovo presidente sarei io, Gaspare Elisabetta, entrata in carica con l'assemblea di agosto. Sì, il primo acquedotto che portava l'acqua nella piazzetta dove c'era il lavatoio e l'abbeveratoio per le mucche risale circa al 42-45. Dopo è stato fatto un acquedotto un po' migliorato, diciamo, è una nuova sorgente, 950-52, che poi è stata portata l'acqua anche nelle case. Dopodiché è stato poi fatto il nuovo acquedotto, Coro 70, questo acquedotto l'ha fatto la bonifica Tesina Rossicchi, che dopo noi l'abbiamo preso in gestione dopo una decina di anni. E quello siamo andati a prendere delle nuove sorgenti su dove sono gli impianti di risalita. Da lì, 5-6 anni fa, ci hanno dato un finanziamento che abbiamo ristrutturato un po' tutto, abbiamo sostituito delle tubature che erano in ferro, una parte abbiamo sostituite in polietilene, abbiamo risistemato tutti i depositi perché abbiamo 3 depositi. Le tariffe fino all'anno scorso abbiamo fatto pagare 40 euro a cada uno. Annuali. Senza contatore? A cada uno, cioè ogni famiglia, ogni nucleo familiare. Certo. E vi è mai capitato di dover tagliare l'acqua a qualcuno che non la paga? No. No, perché la gente, magari mandiamo il bollettino tramite la banca, magari qualcuno si può dimenticare, poi l'anno dopo faccia l'integrazione, non ci sono problemi in questo senso. E siete contenti della gestione dell'acquedotto tenendovelo voi? Però almeno sappiamo cosa beviamo. E non è poco, perché l'acqua è buona, proprio si sente che ha un sapore diverso da quella della città. Quest'anno abbiamo rifatto tutte le recinzioni nuove, che sfidiamo un altro acquedotto ad avere le recinzioni così perfette e efficienti. Quando c'è qualche soldo rinnoviamo quello che c'è da rinnovare. Investite ci serve per le manutenzioni. Tubazioni, poi ci sono da fare manutenzioni ai depositi perché sono in cemento e calcestruzzo e ogni tanto c'è da fare qualche riparazione. Avete una fontana qua, sì. Pubblica. Sì, ma abbiamo una fontanella qui alla Romita, una giù al Parco dei Principi e una alla Peninia.
Sì, anche nell'assemblea che abbiamo fatto quest'estate si sono trovati tutti soddisfatti. Perché c'è anche parecchia gente che viene da giù, chiaramente è una zona di villeggiatura, e tutti sperano di riuscire a tenerlo privatamente. Perché confrontato con le tariffe che hanno in città. Sì, beh, nei momenti di carenza bisogna cercare di non razionarla, comunque adoperarla con criterio, insomma. 75, 78 e più 5 villette, 83 utenti, 83 utente, più la zona di Pozzolo che sono 85. Io me lo ricordo perché l'ho sentito dire che veniva dal tufo un acquedottino lì, però all'estate erano sempre senza acqua qui, c'erano tanti pozzi, ce n'era uno qui, uno lì, uno là, cioè in fila, e basta, acqua non ce n'era. Allora dopo hanno trovato sta sorgente a Cervarolo, là, sono partiti con lo scavo, ognuno dava le prestazioni in base alle bestie che aveva e i familiari in casa. Uno gli toccava 10 giorni, quell'altro 5 giorni, e scavo a mano con picche e pala. E l'hanno fatto fino là. E l'hanno fatto da chi? Dalla chiesa di Gazzan al fosso dell'acqua fredda di Cervarolo, a picche e pala tutto. Ecco, in quegli anni lì, 57, 58 sarà stato finito, cioè coi tubi in ferro. Dopo ho incominciato un po' le dispersioni perché i tubi in ferro e via, o 96 o 97 o 98, insomma adesso non mi ricordo le date bene, è stato fatto l'altro, è stato rifatto nuovo, cioè è stata cambiata la tubazione in politene, adesso funziona che in base alla manutenzione si paga, abbiamo detto un tot all'anno in base ai guasti, in base alle rotture. Siamo un consorzio senza scopo di lucro e basta. E l'acqua funziona molto bene. Adesso noi siamo contenti, dell'acqua ce l'hanno finché vogliono, cioè la giusta, perché quella che non consumiamo va via là. Cioè, non è che... A Sunday 40, dopo che c'è stata quest'acqua qui, era tutto, è stato un godiolo per tutti quanti. Ecco, è stato... E hanno costruito un bel acquedotto, adesso se lo sappiamo tenere, è una ricchezza, ecco, è una ricchezza e basta. E poi sentiamo quelli che prendano acqua da altre, cioè che ce l'hanno portata via tutta, anche su là, e sappiamo i prezzi che fanno e cosa ci mettono dentro, cioè è ricordato che la prima corriera che è venuta a Gazzano è venuta del 57, ecco, a aveva 7 anni, sì. Me. Ma quello stato... io sono un abitante, cioè un cittadino, diciamo come volete dire, un paesano, che ho 88 anni, ho 88 anni compiuti, il 6 aprile, mi sono quasi sempre stato a Gazzano qua. Avevamo un acquedotto, non diciamo rurale, del paese, che avevamo preso la sorgente lì alla pila, che c'è ancora lì alla pila. Avevamo lì una fontanella pubblica, perché le donne andavano lì col secchio a prendersi l'acqua, insomma, da bere l'abbiamo sempre avuta, non da buttare no, da buttare via no, avevamo i pozzi, qui in questa zona qua si trova bene, si trova l'acqua, c'erano tanti pozzi per le bestie, e poi andavano, le mucche le portavamo poi al fiume, al pascolo. Prima di rientrare si portavano al fiume, dove al fiume si beveva l'acqua come la bevevano le bestie. Dal fiume direttamente? Dal fiume, perché che lì le acqua fresca, perché arriva lì da Civago,
l'acqua era ancora buona, insomma, bevevamo quella senza tanti, come si dicono adesso a cosa domino, e cloro senza tante cose, tutto andava bene. Adesso se non la roviniamo, perché rovinarla è darci il cloro per conto mio, che mi assenta lontano quando lui dà il cloro. Per conto mio è una rovina, che mi può quando era presidente. E buttavo tante volte un prefosso. Sì, sì. No, mica. Perché vi dico, c'era solo da rovinarla l'acqua, perché l'acqua di la nasce lì in mezzo ai sasco, cosa andate a cercare? Non viene mica dai rifiuti, lì, mezzo gli scogli, lì dai sassi che nasce. Dico. E anche ancora, picche pala, qualcuno si adattava a mettere giù i tubi incatramati di ferro, che per conto mio, mettendo i tubi in politene, anche quelli danno un senso a quella all'acqua, che non è più buona come quando scorreva nei tubi metallici. Se dorme un po' nelle nostre tubazioni, prende dei sapori. Allora l'acqua che cagavano era più genuina che quella che adesso. L'acqua buona qua fresca adesso. Adesso se ho libero un po' d'acqua mi è andata alla sorgente. Bisogna andare alle sorgenti se si vuole bere un po' di acqua naturale. Che io, a dire la verità, ho avuto la cistite. Il dottore mi diceva che bere acqua andava a cercare il fontanello dove sorgeva, perché mi piaceva più di quella dell'acquedotto, che a lasciarla correre un po', la vena un po' meno, ma delle volte ho senti sapore che non richiedono tanto il palato. Mi diceva che lei ha fatto il presidente di questo acquedotto. Beh, l'ho fatto per 20 anni. E lì in principio abbiamo avuto delle difficoltà con la gente che una capiva una maniera una all'altra. Adesso chi firma, perché bisognava firmare l'85% davamo noi per fare lo scavo. Dare un tanto per famiglia secondo come veniva deciso. E tanti ci commentavano come facciamo e poi come non facciamo. Io ci sto, l'altro non. L'abbiamo fatto, mica con la maggioranza, mica con tutti d'accordo, non tutti d'accordo all'unanimità, perché la maggior parte decide, sì, firmiamo, facciamo, ci pensiamo noi a fare questo, e gli altri. E gli altri rimasero fuori, poi rientrano quando poi cominciarono a capire che era un bene che... È grosso. Ritornando alle tubazioni, che erano tubazioni, tutti in ferro, l'era più buona l'acqua, ecco, venivano da Fontana Luce, gli operai qui, venivano qua a prendere l'acqua, si lavavano anche le alische, questa chila la lavano meglio, è più... È stata una bella cosa fare tutte queste tubazioni nuove, ma insomma ci abbiamo un vantaggio, ma per,
per l'acqua c'è un svantaggio, come ho detto prima, la mia veduta che l'acqua nei tubi di ferro la smantiva meglio. Era più lunga. E cloro buttare giù per fosse. Adesso c'è un vantaggio anche per la venuta dell'acqua, perché se c'è l'acqua alla presa, la manca mia. No. Prima avevamo il deposito proprio al bivio, lì su quel cucuruzzo. Lì c'era un minimo di slivello e di tanto in tanto si formava l'aria. E l'acqua veniva, bisognava che ci avevamo le sfiate, andare quante nottate per andare là, a sfiatare, tanto che l'acqua ripartisse. E adesso con il deposito che abbiamo là, che essendo bassa, tira, succhia. Invece quando era lì in cima, arrivava lì morta perché era poco. Abbiamo tribolato, ma non chiedevamo niente a nessuno, facevamo tutto da soli, insomma, tutta roba dei paesani. Scriveva nel 1905 Francesco Gualersi, consigliere provinciale nell'agricoltore reggiano. Immaginate voi un paese all'ombra del Cusna, nell'altissimo Appennino, che ha raccolto sopra un greppo, tra case e capanne, un nucleo di popolazione di oltre 700 anime ed è senza acqua. Pare una favola. Sologno è il nome di quel paese montanino che ho visitato giorni or sono in compagnia del sindaco di Villa Minosso e del conte Alfredo Dalli, un gentiluomo campagnuolo che abita nel cuore di quella borgata. Sologno, a mezzo chilometro dal paese, ha una sola fonte, un piccolo chiosco in pietra, dentro al quale appare un'acqua verdastra che va uscendo dai fianchi sgangherati della nicchia o del chiosco ed entra in quattro abbeveratoi o lavatoi di pietra. Da quelli rientra quando il livello interno delle acque si abbassa nella nicchia. Là, poveri e benestanti attingono l'acqua da bersi e l'acqua ha servito gli animali e da lavare le camicie degli ammalati di tifo, perché il tifo regna sovrano lassù ed il medico, vittima di un lavoro improbo, è lontano 3 ore di cavallo quando lassù può recarsi. Come avete fatto fare la prima volta l'acquedotto? Avevate un aibe? No, abbiamo sempre avuto la sorgente che veniva giù da... E poi dopo abbiamo tirato l'acqua lì e prima bevevamo l'acqua dove era. E ce n'era là e andavamo là. La fontana là e poi dopo c'era un'altra fontanina lì, si ingegnava un po'. Dopo invece abbiamo capito che era meglio l'acqua corrente poi, anche per la casa e per i bagni e così, se no non sentivo mio poi. All'estate era sempre siccità, le bestie andavano a pascolo. Allora dappertutto dove si andavano c'erano dei torrenti, c'era il fiume, allora bevevano lì abbastanza e poi dopo... Fino a 4 la mattina mi aveva tirato la cinghia. E dopo al mattino poi si mungevano. E poi tornavano a ferro, loro trovavano. Era molto salutare anche per le mucche loro, perché avevano i piedi sempre bellissimi. Adesso andare con una lingua, le cani prima là, invece loro giravano nella strada, sentivano le mate. Poi c'erano anche dei laghetti, che c'era dell'acqua, dicono che era un'acqua speciale, dove ci sono quei laghi artificiali, la cantevano dentro e si curavano i piedi. Che viene dall'acquedotto del nuovo costruzione, dopo è stato costruito l'acquedotto, allora abbiamo pensato di celebrare l'acquedotto. Mettendo una fontana. Scrive Don Lorenzo Milani il 15 dicembre 55 al Giornale del Mattino. Caro direttore,
Col progetto di consorzio di cui ti parlai si darebbe acqua a 9 famiglie, quasi la metà del mio popolo. Il finanziamento è facile perché siamo protetti dalla legge per la montagna, la Benemerita 991, la quale ci offre addirittura o di regalo il 75% della spesa, oppure, se preferiamo, in mutuo l'intera somma. Mutuo da pagarsi in 30 anni al 4% comprensivo di ammortamenti e interessi. Nel caso specifico, l'acquedotto costerà circa 2 milioni. Se vogliamo sborsarli noi, il governo fra 2 anni ci rende 1,5 milioni. L'altro mezzo milione ce lo divideremo per testa che siamo e così l'acqua ci sarà costata 55.000 lire per casa. Oppure anche nulla, basta prendere pala e piccone, scavarci da noi il fossetto per la conduttura ed ecco risparmiate anche le 55.000 lire. Se invece non avessimo modo di anticipare il capitale, allora si può preferire il mutuo. Il 4% di 2 milioni è 80.000 lire l'anno, divise per 9 da 8.800 lire per uno. Se pensi che 8.000 lire per l'acqua forse le spendi anche te in città, e se pensi che a te l'acqua non rende, mentre a un contadino è in montagna, vuol dire raddoppiare la rendita e dimezzare la fatica, capirai che anche questo secondo sistema è straordinariamente vantaggioso. Insomma, bisogna concludere che la 991 è una legge sociale e meravigliosa. Mi piacerebbe darti un'idea chiara di quel che significa l'acqua quassù, ma per oggi mi contenterò di dirti solo questo. Si è fatto il conto che per ogni famiglia del popolo il rifornimento d'acqua richieda in media 4 ore di lavoro di un uomo valido ogni giorno. Se i contadini avessero quella parità di diritti con gli operai che non hanno, cioè per esempio quella di lavorare 8 ore al giorno, si potrebbe dire dunque che qui l'uomo lavora mezza giornata solo per procurarsi l'acqua. Dico acqua, non vino. Tu invece per l'acqua lavori dai 3 ai 4 minuti al giorno. In A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca, Chiare Lettere, Milano 2011, pagina 58. Allora, un paese di 28 utenti, circa sono 28 unità abitative, però ce ne sono alcune che sono abitate per 2-3 giorni, altre vengono abitate per 15 giorni, altre per tutto l'anno, però gli abitanti sono meno di 15 quelli che rimangono tutto l'anno. E si chiama Riparotonda, dove io sono il presidente dell'acquedotto di Riparotonda. Dopo 20 anni di presidenza di Riotti Domenico, che è il nostro fratello di queste tre persone qui, nonché anche cognato di mio papà, è stato per 20 anni presidente, lui l'anima storica, però purtroppo, come dicevo, appena è venuto a casa dall'ospedale non se l'è sentita di venire, di partecipare. Poi se volete rifare qualche spaccato del... Andrea, se ti ricordi quei... O anche la zia Pasqua. Lei la Pasqua e Tizio a Tarcò. Qui diciamo che siamo a una media, dite la vostra età così possono anche capire di che cosa stiamo. Zio, quanti anni hai? 78. Riotti Andreino. 78. Riotti Rina. 83. Pensieri Carlo. 85. Riotti 87. Caterina. Ale, pensieri Pasqua. 82. Era dura. Bisognava prima andavamo. Ah. Bisognava andare al torrente, con le braccia si portavano i pentolini e le donne avevano quelle vasche che tutto la di secchia. Rame. Come si chiama? La secchia. La secchia, il secchio, ma era bello, che si teneva lucidato, che quando era in casa era l'amore della casa. Invece quando era sporco non ti diceva niente. E chi c'aveva le ragazze, come aveva la mia mamma, come la sua mamma e tutti. Ma certe mamme avevano solo dei maschi, erano un po' più sporchi i suoi. E l'acqua si portava, sempre così, con le badge, un pezzo di legno, ci facevano le tacche, dietro, davanti e via. E un altro pentolino a mano, si andava al torrente, si riempiva e poi si veniva a casa. E quando c'era da fare il bucato... Si faceva il bucato in una vasca molto grande che era di rotondo come quello lì, tutte staffe di legno e la mia mamma, come tutte le mamme, prendevano le lenzuola, quei più sporchi, i panni più sporchi li mettevano in fondo, ma che fosse tutta biancheria, perché altrimenti diventava tutto un disastro. E poi ci metteva la cenere, prendeva un burazzo di sacco, più spesso possibile, e poi ci mettevano tutta la cenere e ci lasciavano anche i cos, come si dice, i carbon, perché così l'acqua andava più, trovava più spazio, capito?
e si durava dal mattino fino alla sera. E poi dopo si andavano a stendere, erano una meraviglia, profumavano che non c'è profumo. Ed erano tanto, restavano puliti più di questi. Oggi ti lavi le lenzuola, manchi al mattintuletto, è tutto un pasticcio. Perché prima andavamo al ponte a prendere l'acqua, ma dopo che è venuta, che l'abbiamo tirata, i nostri vecchi l'hanno tirata lì, ci sembrava... Adesso ci troviamo in località La Pianella, dove esiste il partitore. Diciamo che l'impianto per l'acqua di Riparotondo e Casestantini è così fatto. Ci sono due sorgenti in località Fontana Buona, che è a ridosso del camping che si trova lì alle piste del Rescador. Da lì le due sorgenti vengono convogliate in due tubi da 3 pollici per 250 metri. Poi c'è un pozzetto dal quale parte un unico tubo da 3 pollici che arriva, dopo 1300 metri arriva in questo pozzetto partitore che potete vedere. In questo pozzetto partitore c'è un impianto di potabilizzazione ad UV, diciamo una delle cose più all'avanguardia che esistono adesso in fatto di acqua. Poi una volta potabilizzata l'acqua viene divisa in 3 tubi, 2 tubi grossi che vanno a riempire queste due cisterne. Quella alla vostra destra è dell'abitato di Casestantini gestito da Iren. Quello sulla sinistra è dell'abitato di Riparotondo che abbiamo visto prima. Poi qua pubblica dove tutti si possono fermare a bere e normalmente sabato e domenica c'è sempre la fila. Questo acquedotto si chiama Fontana Buona, come il prato dove nasce quest'acqua qui. Le due sorgenti si chiamavano del fosso di Fontana Buona, siccome i vecchi davano un nome Fontana Gelata, Fontana alla Radice, Fontana Buona si vede che probabilmente era buona anche in origine ed è stata captata circa negli anni 30. Diciamo che il disciplinare che abbiamo noi di utilizzo con Iren prevede che l'acqua viene divisa a metà, però il serbatoio nostro rimane leggermente più grande. Ma qui c'è un impianto a compensazione che lavora, potrete vedere dopo se si vede perché c'è buio, c'è un galleggiante che fa in modo che quando i serbatoi scendono sotto un metro di livello dell'acqua aprono le valvole in sequenza e vanno a prendere l'acqua alla sorgente. Una volta che è ritornato pieno i due serbatoi, le valvole in sequenza si chiudono e l'acqua viene ridata alla sorgente come deve essere, perché la fauna ittica, specialmente d'inverno, l'acqua ritorna nella sua sede naturale, per cui solo quando c'è il bisogno, diciamo che l'acquedotto chiama bisogno d'acqua, viene mandata giù e vengono riempiti i serbatoi. È stato registrato questo qua il 12 agosto 1985, è stato registrato, è stato fondato il consorzio praticamente, però l'hanno tutto fatto a mano e non è che una volta lo potevano fare con le macchine, è stato fatto tutto col badile, il piccone e compagnia bella. Dico bene Guido? Ecco, perché è stato detto così. Questo qua è un contratto che leggo il notaio che ha lasciato praticamente. Alpi proprio, il dottor Alpi. Io ho avuto questo impegno lasciato dal signor Fontana Guido. Ognuno diceva la sua, ma non c'era una base di partenza. Quindi abbiamo dovuto fare uno statuto, quanto notarile. In base agli articoli poi si procedeva, per chi aveva la testa un po'. E abbiamo lottato, cioè abbiamo dovuto io farmi del sangue magico con questa testa di rapa, c'è nera. Come tutte le cose, perché fra persone intelligenti la gente fa presto a mettersi d'accordo, ma quando è del testi balurdi.
Sì, cerchiamo di tramandarlo, perché adesso noi l'abbiamo rinnovato tutto 9 anni fa. Noi paghiamo una quota annua. Che è di quanto? Praticamente adesso che abbiamo finito di pagare i debiti sono 60 euro all'anno, si paga. Facciamo un fondo cassa, cerchiamo di fare un fondo cassa, però siamo quasi sempre a zero, perché le spese per riparazione, qualche riparazione, le tasse che sono da pagare, c'è da pagare il commercialista, c'è da pagare l'IRE, IRE adesso si chiama, sì, adesso è IRE, praticamente che sono 700 e qualche cosa euro all'anno che ci fanno pagare praticamente tutto, l'acqua, depurazione, fognatura, che ci fanno pagare anche la depurazione anche se non c'è. Però ho saputo in quell'assemblea che è stata a Villa, sì, che c'è delle frazioni che loro la depurazione non la pagano. Io mi sono informato, sono andato praticamente a Reggio, loro mi hanno detto così che è impossibile, tutti la dobbiamo pagare perché la legge è così, però io ho richiesto quello lì, adesso vediamo se abbiamo fatto tutta la tubazione di plastica, norme praticamente in PVC. Non abbiamo niente da fare. Perché sarebbe stato meglio, perché si è più fresca. Quelli in ferro, acciaio inossidabile. L'acqua ma adesso venga bella fresca fino qua. Ma qua siamo, qua siamo fortunati ancora perché l'acqua è freschissima ancora. Ma l'acqua è buona lo stesso. Sì, sì, perché qua in montagna è un principio fisico, la sì, plastica non sì, può scendere al di sotto sì, di un dato di temperatura. Sì. E l'acqua si adegua. Invece quando era il ferro, io vecchio, la mia bella fresca. Sì, però anche di ferro una volta andato 40 anni, perché era stato fatto dell'85, è stata, l'hanno fatta di ferro per via delle palanche. Una volta sì. E per via anche delle teste. La storia dell'acquedotto è partita del 57-58. Abbiamo trovato una piccola sorgentina e tutti quelli del paese aveva il suo pezzo di tracciato da fare per mettere giù i tubi. Ogni famiglia aveva il suo pezzo, picco e pala, e siamo arrivati alla sorgente. Abbiamo fatto un piccolo serbatoio e poi abbiamo fatto la rete del paese. Passati gli anni, il paese si è un po' ingrossato e abbiamo dovuto ritrovare un'altra sorgente, una sorgente più a monte, è circa 2 chilometri. E lì invece ci siamo andati con uno scavatore, abbiamo fatto il fosso, abbiamo messo giù i tubi e abbiamo rimpinguato. E che anno era quando vecchio, avete allargato? Sarà stato del 70, 65, perché siamo andati avanti un po' col vecchio. E poi abbiamo dovuto raddoppiare. E poi abbiamo rifatto tutta la rete del paese, c'è un consorzio, c'è il presidente che è Giacopelli. Lì è un paese che è difficile che non siano d'accordo, lì non è che abbiamo fatto le fontane pubbliche dove conveniva, una l'abbiamo fatta nel mio e nessuno si è opposto, sì, è un paese che vanno tutti d'accordo, non abbiamo mai avuto grandi discussioni. La gente lo capiva che era un bene del paese, insomma. Poi ultimamente è arrivato quelli del Gasacqua e volevano che... E allora abbiamo dovuto fare un consorzio regolare, garantire il mantenimento dell'acqua pulita, devono mettere ogni tanto, non so se ci mettono del cloro, se ci mettono... per tenerlo in ordine, insomma, perché sia sicuro da bere. E noi siamo andati sempre avanti d'accordo, adesso paghiamo un tot all'anno, quando arriva qui a Ferragosto che sono tutti a casa, uno fa il giro oppure fanno una riunione e ognuno porta i suoi 30 euro, sia che abbia tanto che abbia poco, anche quelli degli stalloni che ne consumano parecchia. Noi facciamo un tanto per mantenere, se c'è una rottura, se c'è
per mantenere l'acquedotto. Siamo sempre stati contrari a cederlo alla rete del gasacqua, anche se loro hanno tentato di prendercelo, ma noi tutti uniti abbiamo detto no. Abbiamo fatto tutti i pozzetti regolari con le sue chiavi e non abbiamo contattatori perché l'acqua è a forfè, e così andiamo avanti così. Siamo contenti, abbiamo anche un'acqua abbastanza buona e andiamo avanti così. La prima di me, quando sono andata sposata a Tizzola, l'era del 30 novembre del 35. E hanno la fontana lì, la piazzetta lì, è un tubo che andava giù continuamente di notte, poi senza andava rubinetti. Giù. Del 35 che hanno già messo il tubo, che sotto con la montagnatoria andava in centro a Tizzola. Hanno aperto un lavatoio e venivano tutti a lavare. E poi si gavano ancora, ma dopo che E dopo, quando hanno fatto poi, l'hanno tirata giù, che hanno fatto la tubazione giù in paese, mi manarcor mia, insomma, mia, sono stato in guerra sicura, perché quando lì nava Santi lì, il 7 giugno del 39, erano ancora con la fontana lassù che andavano tutti. E quando abbiamo fatto la tubazione giù, e poi l'ho tirato in casa, tutti le giù, l'ho tirato in casa l'acqua, ma sono stato dopo la guerra sicura. Prima si andava sempre con le basi. Sempre si era su in piazza con le gambe, una tubazione, un tubo che si è dotato, la pensavo un continuo di notte, con l'acqua di Zeffri. E io mi mandavo il bestia anche a Bavra, perché a chi la Stalinga l'avevano mia ancora col bestia, E era lì, mandavo tutti lì, e era l'ebbia di cosa, sembra grande, ma bello, e io quando mandavo il bestia alla mattina e alla sera, quando gli avevano bisogno, Dopo la tira un po' giù, la mattina anche la stalla, dopo mi alla fontana, che sono mai più tornata a lavare, dopo la finca. Pizzola, mi ricordo quando abbiamo fatto l'acquedotto tutto con la zappa e picchi, abbiamo messo i tubi nuovi, poi abbiamo messo i rubinetti, ma portato la gente, mi ricordo bene, ero io 14-15 anni, circa. Mi ricordo bene, mi lavoravo io perché mio papà andava a lavorare in giro, e mi avete posto mio papà. Dopo un po' di anni, è chiaro, dopo un po' d'anni, dopo è arrivato il comune e si dà un po' di tube, l'acquedotto è sempre nostro, privato lì, certo. Lì è un acquedotto privato. Sì, sì, ci si gestiscono del sole, sì, sì. Bene, a Tizzola hanno lavorato bene perché hanno l'acqua abbondante da fare i fiori, mega fiori, orte, tutte, e poi non la Ghititlan, ecco. Perché hanno fatto un impianto come si deve. E il nostro pramp era ricco di acqua, ma ormai l'hanno raspata via tutta, Quando gli portate l'acqua che? L'anno che era, se l'avete fatto come gli fate? Il paese si siamo messi tutti insieme, ma l'acqua c'era lo stesso tubo lì che veniva, ma non andava in casa. Adesso l'abbiamo tirato tutti in casa l'acqua. Io ho 83 anni e non mica uno. E prima come facevate? Prima veniva da Laide? Prima che l'aveste tirato in casa, niente da live? E niente lì, via, con il base, sì. Con il base? Con i secchi e via. Le mucche venivano a bere qua. Adesso è cambiato tutto. Ognuno dei 18 acquedotti rurali del territorio del comune di Villa Minosso si è dato un presidente che gestisce l'igienizzazione dei depositi e, in armonia col consiglio, i pochi soldi per le migliorie e le rotture di rete. Dividendo i soli costi pagano un fisso di circa 40 euro l'anno, che sentono equo ed opportuno. Non hanno contenzioso, né presente né pregresso, godono della ricchezza dei nostri monti, con la gioia e l'orgoglio della propria autonomia. Sostengono la loro acqua essere la più buona, anche se ci hanno insegnato
che se davvero si vuole bere l'acqua come veramente è, bisogna andare alla fonte. Saremo come l'acqua, chi ci potrà fermare quando andremo.